io voglio aprire dando una notizia importante. È partito un percorso, vuole essere un percorso amministrativo, sportivo, di ricordo, ma soprattutto emozionale, per ricordare, come ci eravamo già impegnati qualche tempo fa, una persona a noi cara, che è Paolo Rossi, è nostro cittadino onorario del febbraio 2020, 18 febbraio, proprio poco prima che scoppiasse questa pandemia, e che comunque ha significato tanto per noi sotto tutti i punti di vista, non solo sportivo ma anche come persona, per quello che ha dato a questa città e per aver portato Vicenza nel mondo, letteralmente nel mondo. E quindi questa mattina la Giunta ha deliberato una scelta toponomastica, tecnica, amministrativa, di intitolare un'area qui antestante che si chiamerà Largo Paolo Rossi, con una numerazione civica in particolare che prevede una numerazione che va da 1 a 13 e che naturalmente punterà su una denominazione che sarà Largo Paolo Rossi numero 9. Questa è la condivisione, posso già dire, con la società di dedicare la sede legale di Vicenza a Paolo, in questa maniera, quindi la sede legale sarà ufficialmente Largo Paolo Rossi numero 9. A fianco a questo abbiamo condiviso in queste settimane, in questi mesi, in silenzio, perché avrete capito che io non lavoro facendo proclami. Personalmente la società lavora allo stesso modo, condivido questo modo, la famiglia ha condiviso questo percorso. Non occorre sempre andare sul giornale per dire quello che stiamo facendo. Si lavora e quando si ha un risultato, un obiettivo raggiunto, si comunica. Questo è lo stile che ha questa amministrazione. Quindi non ho voluto, creare proclami su una persona che va assolutamente rispettata perché per noi ha fatto tanto. E quindi concludo perché poi passo la parola al Presidente di Vicenza e al Direttore Bedin che presenterà il progetto, dicendo che Paolo continuerà ad essere un cittadino onorario a tutti gli effetti e la scelta di dedicargli la parte antistante dello stadio, che vedrete quello che diventerà, con un percorso amministrativo, quindi non cominciate a chiedermi quanti giorni che mettiamo a fare i lavori, perché diventa anche veramente spiacevole dover rispondere male. Ma stiamo lavorando per riconoscere a questa persona il massimo, diciamo, di quello che è quello che merita. Quindi condividendolo con la famiglia, condividendolo naturalmente con la società, l'amministrazione comunale, ha voluto riconoscergli questo momento, che non sarà l'unico però. Non sarà l'unico. Paolo l'ha ricordato in tantissime iniziative a Vicenza di vario genere, abbiamo gli amici di Paolo Rossi che hanno un sacco di idee, potremo condividere, abbiamo iniziative anche legate ai mass media, iniziative della società, quindi le idee saranno tante. Oggi ci dedichiamo a questa prima iniziativa vera e importante, e è giusto che abbia anche una risonanza internazionale, tant'è che ovviamente sapete che per intitolare qualsiasi cosa dal punto di vista toponomastico dovrebbero trascorrere 10 anni dalla scomparsa della persona. Paolo è un personaggio talmente elevato pubblicamente che avrà una deroga speciale dal prefetto che viene già stata garantita. Quindi a strettissimo giro noi potremo chiamare Largo Paolo Rossi, numero 9, questo è ideale, sia la sede della società che ovviamente il piazzale antistante. Lascio la parola. Sto anch'io in piedi e mi tolgo la mascherina per non riuscire a respirare. Beh, direi che è un piacere ritrovarsi qui dopo l'ultima volta che eravamo tutti assieme, è stato un momento doloroso e quindi siamo contenti che adesso sia iniziato un altro percorso, che è il percorso del ricordo. E come ha detto giustamente il sindaco, questa è la prima di tante cose, tante iniziative che succederanno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e siamo fieri e orgogliosi di avere l'onore e di conseguenza anche l'onere di iniziare con questo passaggio, con la riclassificazione dell'area adiacente allo stadio, che ci porterà ad avere un indirizzo che
non me ne vogliono, ma sicuramente è molto più stimolante e interessante per noi rispetto a Via Stile. Siamo molto felici di essere qui con la famiglia, il Paolo, moltissimo, con cui i rapporti sono ottimi, con cui condividiamo e ci sentiamo sempre molto spesso per ragionare appunto su come proseguire in questo percorso di ricordo. Per cui noi, da parte della società, da parte della mia famiglia, da parte di tutti i nostri soci, siamo felici di essere qui assieme e siamo felici appunto che assieme proseguiremo in questo percorso per onorare una persona che ha dato tanto al calcio mondiale, ma anche a noi come società Vicenza, quando siamo arrivati, ha dato tantissimo esponendosi in prima persona, volendo far parte di un progetto in cui crediamo fortissimamente. Per cui ringrazio tutti, ringraziamo la città, ringraziamo il sindaco, ringraziamo la famiglia e proseguiamo adesso per il bene del ricordo di Paolo. Grazie tanto. Lascio la parola a Paolo che vi spiegherà nel dettaglio che cosa succederà. Grazie Presidente. Tolgo anch'io e mi allontano così. Un saluto anche da parte mia e ai tanti presenti, intanto alla famiglia, di Alessandro, a Emilia e al comune che ha presentato solo con la giunta e assessore, ma anche al consiglio comunale e ai tifosi e rappresentanti della curva del Supremo Coordinamento. È la prima volta forse che questa sala è così gremita in epoca Covid e penso sia giusto che sia quando presentiamo un progetto in memoria di Paolo che va ricordato prima ancora come uomo che come campione, perché Paolo è una persona straordinaria. La sua esperienza vicentina, ma anche in quest'ultimo periodo quando è stato qui con noi in un'altra veste, quindi è un momento anche che affrontiamo con un po' di convinzione. Allora, Riccardo, se mi aiuti, proviamo a spiegare cosa succederà. Partiamo con la prima slide, Riccardo. Beh, qui spieghiamo un po'. Paolo è stato un grande campione, ma è stato per Vicenza qualcosa in più di un campione calcistico. È stato un emblema, è stato colui che ha portato Vicenza nel mondo, che ha fatto vivere a questa società il massimo del sogno sportivo, che è sfiorare uno scudetto, e poi è tornato, grazie a Renzo e a Stefano Rosso, in quest'ultimo, diciamo, in quest'ultima era della storia biancorossa, nel ruolo di consigliere indipendente. Quindi ha avuto anche un ruolo di grande responsabilità in questo rilancio della nostra Vicenza, e lo ha svolto, ci tengo a dirlo, con un impegno e anche una frequenza, non mancava mai il consiglio di amministrazione, salvo Federica quando non ha potuto più farlo fisicamente, che rispondono esattamente alle caratteristiche umane di Paolo, che sono quelle esatte della disponibilità, della sensibilità, della serietà e anche della semplicità. L'abbiamo messo perché difficilmente si trova un campione così noto che mantiene una semplicità umana così forte. Andiamo avanti. E quindi un progetto assieme al comune, con il quale abbiamo dialogato fin da subito, ha detto bene il signor sindaco, sì, sono stati mesi di silenzio, ma non sono stati mesi inoperosi, sono stati mesi di silenzio perché non era nemmeno facile individuare assieme al comune quella che poteva essere un'iniziativa. L'abbiamo trovata, oggi la presentiamo, sarà la prima di una serie di iniziative. Noi possiamo dire, Presidente, che ci sono, insieme alla famiglia, condiviso un paio di iniziative che coinvolgeranno la parte tecnica, la parte sportiva, il settore giovanile, però non era oggi il giorno giusto per presentarlo, perché oggi è un giorno in cui presentiamo questo progetto, che evidentemente per importanza è il principale. E quindi, non riusciamo a vedere la piantina bene, ma torniamo avanti. Poi ve la forniremo, c'è un problema probabilmente di video proiettore, e quindi l'idea di intitolare una parte dello stadio a Paolo. Qual è la parte dello stadio che qualsiasi cosa succederà a questo impianto non cambierà? La parte che è vincolata dai beni architettonici dalla sovrintendenza, che è la parte del porticato, la parte dell'entrata principale e dell'area quindi circostante.
si parla di circa, sindaco, 800-900 metri quadrati, quindi una vasta area, che qui purtroppo c'è un tema di luminosità che non vedete, che riguarda l'entrata principale, che si trova qui all'incirca, tutta la parte del centro di coordinamento, della sede del centro di coordinamento, tutta la parte del negozio dello store bianco-rosso e tutta la parte delle ex biglietterie che vanno recuperate. Quindi sarà una vasta area che avrà una pedonalizzazione, quindi non sarà più, diciamo, transitabile con le auto, una nuova pavimentazione, un abbellimento dell'area con dei circuiti pedonali e delle parti verdi, il rifacimento della facciata e il recupero delle ex biglietterie. Un progetto condiviso con il comune, vedo l'ingegner Fichera, che ringrazio perché è sempre presente e disponibile, e che riguarderà quindi un migliaio di metri quadrati di area che prenderanno il nome di Largo Paolo Rossi. Il progetto verrà seguito da un architetto vicentino bianco-rosso, un amico che vive a Londra, ha uno studio architettonico con base a Londra e che si è prestato perché per amore verso i colori e per amore verso Paolo, che ha rappresentato questi colori, una parte importante di storia. Vi forniremo ovviamente, sì, vi forniremo poi la calimetria. Andiamo avanti, Riccardo, e qui un primo render proprio curato da Cestari, che vi fa vedere come diventerà, non focalizzatevi sui dettagli perché è solo un primo schizzo, probabilmente la zona di pavimentazione o le aree verdi potrebbero subire delle piccole modifiche, però l'idea è questa, un'area che oggi è transitabile, che diventerà pedonale, con un rifacimento di quella facciata dello stadio, assieme ovviamente all'entrata del Romeo Menti. Questa è un'altra prospettiva, più verso, diciamo, la zona delle biglietterie, che verranno completamente rimesse a nuovo in un'ottica anche vintage, quindi recuperando quelle che furono anche i design dell'epoca assieme al negozio. Come diceva il sindaco, la società cambierà sede legale, che diventerà da via Schio 21 a Largo Paolo Rossi numero 9. Il numero 9 cadrà esattamente dove vedete affissa la targa della società all'esterno del muro. Una gigantografia che è quella che abbiamo affisso da mesi, subito dopo il lutto, e che verrà ampliata, verrà inserita nel contesto di recupero della facciata, con una frase, probabilmente, che una delle tante frasi che Paolo ci ha lasciato. Infine, una statua in bronzo, che però non è oggetto oggi di presentazione perché avrà poi una conferenza ad hoc, immagine puramente identificativa, non gioco forza, sarà la figurante questa immagine, e che in qualche maniera in stile inglese, sapete che gran parte degli stadi inglesi più importanti hanno, insomma, una delle statue dei giocatori più importanti del club affissa all'entrata dello stadio, pensiamo che questo sia un giusto omaggio all'uomo che ha caratterizzato maggiormente la storia della nostra società, e quindi la statua in bronzo, che sarà un altro elemento identificativo. E tutto questo formerà appunto il Largo Paolo Rossi di cui oggi si è parlato. Grazie. Ah, grazie a tutti, e intanto tornare a Vicenza è sempre emozionante e fa sempre bene al cuore, ecco. Diciamo, intanto volevo partire ringraziando, vabbè, il sindaco che da subito si è prestato proprio per, ecco, per portare avanti le iniziative per ricordare Paolo. Questa è la prima di tante di un lungo percorso, quindi è importante. Noi come famiglia, io e Alessandro soprattutto, ci siamo confrontati su questa idea, ci è piaciuta molto perché diciamo, questa idea appunto inglese di per lasciare un'impronta importante
di un personaggio come è stato Paolo, ecco, per Vicenza, per l'Italia, per il mondo. E quindi ci è piaciuta molto, l'abbiamo condivisa, e poi volevo ringraziare il presidente Rosso e tutta la sua famiglia, che in questi mesi ci sono stati particolarmente vicini, e quindi presidente Renzo Rosso, insomma tutti, e quindi grazie davvero di cuore per quello che avete fatto e che state facendo, e anche il direttore Ledin, e anche lui e il sindaco, insomma, ci sono stati comunque molto vicini, stanno veramente con grande eleganza, anche voglio dire con grande dignità, portando avanti tutte queste iniziative legate a Paolo, che a me, ripeto, cioè tutta Italia si sta muovendo, ma ripeto, Vicenza sempre una marcia in più. Quindi grazie veramente a nome della famiglia. Adesso passo la parola a Alessandro, che insomma chiuderà i ringraziamenti. Grazie. Devo dire che anche oggi nel tornare qua ho avuto un momento di commozione, un po' per il luogo, per la storia che c'è stata, cioè, che ci sarà. E poi soprattutto devo dire la vicinanza delle persone. Come quando è mancato papà qualche mese fa, devo dire ci siamo stati molto vicini e non smetterò mai di ringraziare. Stiamo lavorando e lavoreremo sempre per ricordare meglio il papà. E detto questo, volevo ringraziare veramente tanto la società, Stefano, che ci hanno appoggiato in tutto e per tutto, ci stanno dando una gran mano, il sindaco, tutto il team del Vicenza Calcio e tutto Vicenza, insomma, che ci appoggia da sempre. E detto questo, niente, vi ringrazio ancora. Ci sono delle domande, magari diciamo nome e cognome e testato per facilitare il parere della prova. Andrea Celoni, ti do licenza. Sindaco, non chiedo la data dei lavori. Per l'intitolazione bisogna comunque dell'arco, bisogna comunque attendere che finiscano i lavori, che si può anticipare. No, io allora, detto che adesso la delibera stamattina è approvata dalla Giunta, quindi passa, viene trasmessa al prefetto che deve dare la deroga, e dopodiché, una volta data la deroga, procediamo con l'installazione del cartello di illuminazione. Io lo farei comunque a prescindere, perché poi la società ha la possibilità anche di curare la parte amministrativa con il cambio di sede legale, quindi questo lo farei partire subito. Cioè, in questione di settimane? Sì, io spero già prima delle ferie estive che sia tutto pronto, anzi sicuramente. Paola Ambrosetti di Sport Vicentino, volevo sapere se per caso Paolo avesse mai detto mi piacerebbe che a Vicenza mi ricordasse, ci fosse qualcosa di me, visto che lui aveva lasciato tante disposizioni. In realtà io Paolo non l'ho mai detto, ma perché Paolo era sicuro che sarebbe successo questo. Paolo ha sempre amato profondamente Vicenza e Vicentini, è tornato volentieri a Vicenza con l'avvento della famiglia Rosso e con il direttore Vedin, era veramente felice di venire. Io lo ricordo, ecco, negli ultimi mesi, quando appunto il direttore ricordava che non riusciva più, non poteva più venire, e lui era stata una sua grande preoccupazione quella di non poter partecipare al consiglio di amministrazione di Vicenza Calcio. Lo seguiva sempre, io mi ricordo proprio negli ultimi giorni eravamo in ospedale e lui mi faceva sul suo telefonino, guardava sempre, seguiva Vicenza, e mi ricordo un giorno anche Renzo Rosso l'ha chiamato e si sono sentiti, ci aspettiamo che è un po' lì, e lui, che non voleva dire che stava male, insomma, ha detto Renzo forse ci vorrà un po' di tempo, ma mi ricordo la lacrima che scendeva veramente dal suo volto quando ha chiuso il telefono. Quindi Paolo era sicuro che Vicenza ci sarebbe stata. Ci sono altre domande? Se no, gestiamo le televisioni per l'intervista top. Posso solo chiudere dicendo una cosa che non è scontata. Io prima un po' preso l'emozione, scusatemi, ma devo sempre ringraziare la Giunta e il Consiglio Comunale. Ci sono alcuni rappresentanti, c'è l'assessore Celepom che ha seguito con me questa posizione, questa idea,
è stata condivisa tutta la giunta, c'è Marco Zocca, c'è il presidente del consiglio comunale che rappresenta tutti i consiglieri comunali. E, però devo ringraziare, così lo responsabilizziamo un po', l'ingegner Fichera, che dovete sapere che è la persona che per il comune poi operativamente segue tutti i lavori che facciamo. E sempre in tempi, per Paolo, se sbaglio, sempre in maniera molto professionale, in tempo zero, nel senso che ovviamente i lavori dello stadio si fanno sempre di corsa, non è un lavoro normale, è legato spesso delle tempistiche. Mi viene in mente il tema dei seggiolini, c'era la scadenza per un rischio di sanzioni, fide, eccetera, e anche lì in tempo zero siamo riusciti, sperando che chiaramente quei seggiolini spesso vengano riempiti dai tifosi della prossima stagione, perché ci manca tutti lo stadio, insomma, ce l'ho detto. Saranno meno contenti quelli da sud che devono stare in piedi lo stesso, che so che si lamenteranno con le regole che ci impongono piena esclusione dal campionato, quindi non so quale sia peggio. Ecco, quindi grazie ingegnere per quello che fai, e su questo potresti anche entrare nella storia, quindi mi raccomando, vedo che i tempi li chiudono a me, ma io li giro a te. Quindi lavoreremo, insomma, cercando di rendere anche compatibile il cantiere anche con l'attività che c'è allo stadio, perché se c'è un cantiere in corso è chiaro che diventa un problema anche dal punto di vista di sicurezza, gestione degli eventi, eccetera. Ecco, chiaro che via Schio rimane, cioè via Schio per i residenti rimane, quindi i condomini che vedete più fuori sono delimitati dal codolo del marciapiede, quindi non ci sarà nessun problema se non per la società che cambierà la sede legale, ma è una scelta condivisa. E l'altra cosa che voglio dire è, non ci siamo dimenticati di Giulio Savolini, è un po' più complicata perché Giulio è una bandiera di Vicenza, ma ha una risonanza, diciamo, locale, quindi sulla deroga è un po' più complesso arrivarci, perché è mancato solo 5-6 anni fa, se non ricordo male. Però c'è l'impegno anche da parte dell'amministrazione a ricordarlo, e via dello stadio, la parte qui a lato, potrebbe essere naturalmente via di Savolini. Io mi ero impegnato già anni fa anche in consiglio comunale, da semplice consigliere comunale. Quindi non ci siamo dimenticati, ma lavoreremo sicuramente. Il prossimo passaggio sarà il suo. Grazie. A questo proposito, un'ultima domanda che mi ha fatto venire in mente il sindaco parlando di Savolini, della maglia di Savolini che è stata ritirata, così come quella di Pier Mario Morosini, e questo 9 comparirà nella sede legale della società, potrebbe essere ritirata la maglia numero 9 del Dani Rossi? Guardate, io personalmente a questa cosa non credo, perché ritengo che la memoria delle icone del passato non deve essere legata a una maglia che sta ritirata dentro un servizio. Deve continuare a vivere in campo attraverso altri interpreti. Poi, la mia personale interpretazione, ci deve essere qualcosa che lega quel 9 per sempre a Paolo, ed è uno dei pensieri che stiamo avendo, ma a mio avviso ritirarla non rende onore a quel numero. Noi personalmente riteniamo che sia una modalità sbagliata di ricordare le persone, di ricordare quello che hanno fatto. Anche perché un ragazzo, faccio un nome, un Mancini di turno, deve poter aspirare, poter indossare quella maglia. Se noi la ritiriamo, stiamo togliendo un sogno ai ragazzi. E a nostro avviso è sbagliato. Deve essere responsabilizzato chi la indossa, perché deve sapere che quella è la maglia, che è simbolo di Vicenza, è stato il simbolo di Paolo, ma toglierla vorrebbe dire, a mio avviso, invece che aumentare il corpo, ucciderlo. Per cui noi come società non siamo favorevoli, siamo favorevoli a valorizzarla sempre di più, cercando di trovare la modalità per cui questo resti stampato poi sul numero stesso. Mi fermo qui perché ovviamente ci sono dei pensieri in atto e sarà modo poi di approfondire più avanti. Sì, partono praticamente dal biglietteria e dalla biglietteria, e poi a seguire c'è anche la sede del negozio, il centro dell'ordinamento, e quindi prosegue numericamente. Sono dispari, quindi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, troveranno 13. Ancora le vendite per l'inizio, per quanto riguarda il
dall'esterno. Il parcheggio, quello parte da rimane, che viene diciamo tolto solo questo qua, questa parte davanti. No, la parte gare dello stadio o non è gare dello stadio? Sì, quello dentro la gabbia diciamo rimane come parcheggio. Sì, sì, ovvio, sì, sì, i parcheggi della parte della gabbia rimangono, dalla parte di qua deve tappare domani. Prendiamo qualche posto auto in Italia. L'intervento è vediamo fino a qua già un costo, una stima dei costi previsti. No, ancora no, però sarà sicuramente un costo importante, ma contenuto, cioè nel senso che non sarà una cosa esagerata, giusta, corretta, equilibrata. Non siamo in grado oggi di dare una previsione precisa, anche se mi sembra che secondo me se si mette due punti al volo di fatto. Sì, esatto, dobbiamo prima definire il progetto con tutte le necessità, perché questo qui è un figlio di Massima che ha fatto l'architetto Cestari, tra l'altro un grande tifoso della curva, che vive e lavora a Londra e ci sta una grossa mano e va detto che l'ha fatto anche in maniera assolutamente gratuita per amore di Vicenza, di Paolo soprattutto. E lo ringraziamo, perché è tutto noi in realtà. Grazie. Grazie a tutti.